benvenuti in questo nuovo video sul canale di Aura e Maria Pia. Oggi ragazzi, dopo tantissimo tempo, nuovo episodio su Toca Life. Abbiamo acquistato il nuovo loft in città. Andiamo a costruirlo. Okay. Ad arredarlo. Questa è la casa, l'ho posizionata qui su questa. Eccolo collina. Qua ragazzi, guarda com'è carino. Vabbè, questo è in sottofondo che sentite Aurora che sta giocando. Ragazzi, ma se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tenete i pollicioni in su. Mi raccomando, ed ecco qua, questo è l'interno. Nel frattempo ho messo... È solo un piano? No, sì. È il nostro loft. Ho messo solo le pareti finora. Va bene. Allora, qui ci farò la mia stanzetta, qui il mezzo salone, mezza cucina, il bagno e la vostra camera. Va benissimo. E ho scoperto una cosa, guardate ragazzi, tutti i cosi. Le luci con i vetri con le luci colorate. Bellissimo. Ciao luce. Sono uscita per sbaglio. Ora incominciamo a fare tutto questo. Iniziamo. Allora, direi di fare la mia cameretta. Wow ragazzi, che carino. Ho scoperto una cosa. Disfatto fatto, disfatto fatto, disfatto fatto. Wow. Allora, dopo come guardia ci mettete questo ovviamente. Eh sì, si abbina. Ma una tenda ci sta. Le tende, sì. Certo che sì, amore. Una pianta. Quella è viola, quella è viola. Io ho detto una pianta. No, una bianca e una viola. No. Ma questa ci sta bene. Eh sì. Ne metti solo una. O due. Aura. Che carina. Ok. Allora, non le ricordo più. Nel frattempo Aurora parla. Dettagli questi del video. Wow. Qual è l'armadio? Oh, questo c'è il LED. Eh sì. Basta. Ragazzi, scusatemi. Perché Aurora è bellissima. No, mi si tocca. Che peccato. Con le piante. Come pianta io direi. Buon 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 compleanno. Possono pure se non si dovrebbero mettere nella camera da letto, però siamo in un gioco. Allora, questo qui. Allora andiamo nei bagni. Ma tutto questo è la stanza. E scusa, un tappeto, il comò, l'armadio. Non ho finito. E facciamo una stanza per volta, no? Wow. Ho questo, ho questo. Quello là è bello. Però mettilo che si vede, non sotto il letto, scusa. Mettilo al centro. Mi piace. Va bene. Mettiamo la sotto qui. Ah. Ora metto un tavolino. Così ci fa fare tutto quello che vuoi. Ok, ora vediamo un po'. Wow.
questo qui. Questo qui. Poi mettiamo l'astuccio. E mettiamo... cos'è? No! Mi piace. Ci sono dei libri, ma non so che servono. E vabbè, per leggerli forse. Ma non si aprono, però. So che ci sono per leggerli, però non si aprono. Ci sono pure i telefoni. Facciamo un computer. Cosa possiamo mettere? Allora possiamo mettere questo. Guarda che siano qui i telefoni pure quelli nuovi. Non ci sono, dove sono i telefoni? Oddio! Che cos'è? La lavagna! Però lo facciamo. Ok. Bello. Lo voglio mettere su questa lavagna, però. Va bene. Però non ci entra. Vedete? E qui si cancia? Metti questa pellicchina che mi tengo. Che va bene questa? Bene, sì. Ma manca lo zaino. Allora andiamo sulle persone perché. Si vede che di lasciate sì. Profumo. Questo gattino. Il gattino lo mettere qui. E profumo poi lo mettiamo in palla. Questo è lo zainetto. E qui ci sono queste gemme copigliate. Cosa possiamo mettere? Cosa possiamo mettere in più, ragazzi? Qui. Allora, il quaderno c'è. Ok, nella stanzetta più nulla. Un giochino, forse. C'è la medusa di SpongeBob. Ah, manca l'armadio. Hai pure la sedia, ovviamente come ci sediamo. E l'armadio. Allora, quale potrebbe essere questo? Ma, no, piccolino, non grande. Questo. E butto. Ok, devo
ci metto questo. Ma non posso. Allora, andiamo nei giochi qui. Mettiamo questo, 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 questo. E poi direi di mettere. Che carina. Mamma, mamma, tu hai le gambe più toste di papà. È proprio carinissima questa stanza, mi piace molto, brava. E dopo alla notte ci sono i led, invece di mettere la bachur, ma si fa notte, ci sono le luci. Devo mettere le luci però. Allora. No! Mamma, oh vabbè. Wow, noi adoriamo le farfalle, ragazzi. Quanto è carina questa stanzetta. Poi pure Aurora deve farvi vedere la sua. No, la mia è brutta. La dice pure la mia è brutta. E tu fai la nostra tenda, perché la noi mia abbiamo è brutta. La abbiamo, fa, abbiamo... La mia fa schifo. È tipo la nostra di tenda, guardate. Si chiude. Wow. Non voglio mettere una cosa. Non ma se sei, sono pari. Ok. Non li posso mettere. Oddio, li posso mettere. Non li la prendo. E Alexa. Non mi piace. Cosa potrei mettere poi più, mamma? Qui, sulla. Ok. Cosa faccio? Ora facciamo il salone. Questa qui. Cosa possiamo mettere? Questo. Ok, mamma, come ti sembra? Bellissima, eh? È bella, sì. Questo è concluso. Bellissima. Perché c'è il salone? Oddio. Ho cattato il tutto. Tutto gold. Ecco. Oggi sono stanca. Del solito. Perfetto. Allora. Questa velina. Non so se voglio velina. Sì che sì, taglia. Dove eravamo rimaste, Pia?
Allora, guardate che bello che ha fatto, ragazzi. Ha messo ho preso il tappeto più caro. Ora non mi fa il solletico. Dopo ho preso questo tappeto a mucca. Con tre... ragazzi, aiuta. Allora... No, guardate che carina che ha fatto. Oh, no, non ti offendere. Ma sei tutta fama. Ok. Allora, qui ci starebbe bene un quadro. Va bene, mettiamo un quadro. Oppure una pianta. Qui c'è un linguaggio. Bello. Com'è carino, particolare. Guardate, ragazzi. Ok, poi... Una tenda qui alle vetrate la devi mettere, la lasciamo aperta? Non lo so. Che bello, forse non è bello così, sai? Forse mettere delle tentine qui. Basta! Ok. Allora. Andiamo nelle tende. È impazzita. Ragazzi, ci stanno bene le tende che ho messo qui? Oppure delle altre tende? Vediamo. Allora, questa qua. Oppure una bianca. Una bianca, sì, a me. Io adoro il bianco, ragazzi. Mi piace il bianco. Casa nostra, vabbè, la cucina, il salone. Proprio la cucina no, però quasi tutti gli arredi sono bianchi, A me mi piace la cucina nera. No, non mi piace il nero. Anche la camera da letto mia è tutta bianca, ragazzi. I mobili sono bianchi. Adoro il bianco. Pure le poltrone sono bianche. Sì, abbiamo parecchi arredi. Pure il divano bianchi. Bianco. Tutto bianco. Ok, continuiamo qui su Tata Life. Ho cambiato queste cose. Sì, sì, è vero. Ok, guardate ora che bello effetto. Forse possiamo aggiungere qualche altra cosina, che dici? No? Allora qui fa la cucina? Sì, perché qui... Perché ci sono solo... 1, 2, 3 Sì. E 4. 4 stanze. Questa è, visto che è gigante, la facciamo. Sì, come ambiente unico, sì. Facciamo la zona living, cucina e living. Qui la camera da letto, ragazzi, posizioniamo. Ho messo il tappeto per tutta la casa così. Che bello, la moquette. Poi ora nel frattempo parlo. Sì. Le tende sono qua, aspetta. Allora, facciamo la cucina, mamma. Ho sotto un arco, qual è? Nel frattempo loro... È qui, Re. Questa. È questa. E di sopra ci ho messo le farfalle, ora. Allora, facciamo la cucina. Bella, c'è Viola. E guarda il frigo. Wow, che bella la cucina viola! Vediamola come ci sta la cucina viola. Ci sta bene, guarda. Wow! Ma ci entrano un sacco di cose per la cucina. Sì, vabbè, questo no. Questo non la voglio, la cucina viola. Dai, faccia dai. Una cucina blu ci sta bene. No. Vediamo, tipo i mobili. Ma già l'abbiamo fatta così, no? Scura, non mi piace. È andata fuori la cucina. È andata dal balcone. Ok. Facciamo una bella rosticini fuori. E dai. Ok. No. Cipi, pacciappa, dubi. Allora, possiamo fare una cucina bianca o viola? Sì. Allora, bianca. Così, questa qui lunga, che qui c'è pure la lavastoviglie. Sì. Invece la viola è più corta. A me mi piacerebbe più quella bianca perché sì, perché è più grande, sì. Ok, poi ci metti il frigorifero, un altro mobile. Metto due frigoriferi o solo uno bianco? Metti due frigoriferi, lo facciamo all'americana. Guarda, c'è quello grande. No. È questo qui del ristorante. Questo qua. Questo è il ristorante. Vabbè, pure per casa ci si... No, così no. De frighi. No, è brutto. Bello, sì, ok. Così. All'americana, sì. Però questo lo puoi spostare qui e là. E qui puoi aggiungere delle mensole. Metti i frighi qua.
Poi puoi metterci una cappa qui su, la cappa. Sì, ma non serve a niente però poi. Sì, serve. No, non fa nulla. La arreda. Bella cucina. Fidati di me. C'è solo quella dura, mi pare. No, non c'è solo la dura. Vai, vai. Questa dorata. Questa è dorata. Questa è questa d'acciaio. Brutta. Sulla cucina la devi mettere. Allora, messa sulla cucina non mi piace. Allora, vedi quella dorata come ci sta? La dorata ci sta bene. Ma sulla cucina, non sul lavello. Tu l'hai messa sul lavandino. Brava. Ok. Un po' più bassa, un po' più bassa. Ok. Bella. Adesso metto qui delle mensole. Delle mensole e poi un mobile da mettere qua. Sì, brava, più bassa. Ok. E sopra ci metto delle mensole. Sì. Queste che sono lunghe. Queste bianche. Quella quale? Queste qua. Alcune più lunghe. Ah, pure queste. Puoi metterle una più in qua e una più in là. Una più in qua, quindi? Sì. Brava. E una più in alto. Brava, ma che mi hai capito. Ok. Ah, sì. Sì. A scala. Poi qui puoi mettere un altro mobile. Posso mettere, lo sai che posso mettere? Vado negli armadi, no, e prendo dei cosi bianchi. Aspetta, e poi dentro ci posso mettere le cose. Ops, scusate. Ritorno agli elementi d'arredo della cucina. Ok, sfoglia. Fammi vedere. No, questo non è. Questo ci stava bene. No. Posso fare una cosa? Possiamo prendere degli armadi bianchi? Guarda, c'era un armadio bianco, sì. Questo che lo fai a dispensa, vedi come ci sta? Oppure questo. Potrei fare. E ci sono questi che ci stanno. Vediamo, aspetta. Questa per le bottiglie, va? Questi sono fatti di sabbia. E di SpongeBob. Ma non questo. Guarda. Facciamo fare. Ah no, queste sono le grucce. Aspettate, no, ma devi andare alla cucina, scusa, come si fa? No, ma perché prendo, vado negli armadi, lo sai perché? Posso fare una dispensa. Ah, guardiamo prima, aspetta. Qui ci sono solo la dispensa blu. E le altre cose dove le troviamo? Allora, qui ci sono le cucine, qui ci sono cose, gli oggetti. Qui c'è. Qua, dove hai visto le mensole? Non ci sono le. Questa. Non ci sono le mensole. No, non mi piace. No, vabbè. Poi qui ci sono le sedie, qui c'è il cibo nuovo. Sì, ma il cibo poi lo vediamo dopo. Ci serve un mobile da mettere là. Io avevo intenzione di prendere degli armadi bianchi e metterli qui. Tipo questi. Questo. E qui ci metto qualche cosa e qui ci metto. Se no, ne prendo uno più piccolo e ce ne metto due. Questo è troppo piccolo. No, due di questi devi mettere, perfetto. Vedi, passo. Ecco qua. E metto delle mensoline. Lì ci puoi mettere dei fiori. Oppure gli elettrodomestici, il microonde ci puoi mettere. Brava, il microonde lo posso mettere pure la qui. La caffettiera, sì. Allora, io avevo intenzione qui di mettere pure delle mensole. Va bene. Ok, andiamo. Prendiamo le mensole. Abbiamo quasi finito la casa, manca poco. Ma prendo queste qui, le mensole, quelle sembra di prima bianche. Quelle bianche che si abbinano. Queste? Ecco. Sì. Le metto sempre a scala o ora così? No, così no, più piccole le metto, quelle più piccole. Così? Sì. Ah, ecco, mi sono scordata di una cosa. Devo metterci. Vabbè, qua secondo me le puoi togliere perché sono al soffitto, non servono secondo me lì. Solo questa. Dai. Poi metto il cosini. Ma ti dico cosa.
questi e poi ci metto tutti. I mestoli, brava, sì. Allora, io metto sempre questo, poi questo. Ok ragazzi, nel frattempo ho messo questa per asciugare il tutto. E qui non ci posso mettere nulla perché sennò copre. Così, qui ho aggiunto questo. Ora andiamo sempre nella cucina qui e prendiamo gli oggetti. Allora, prendiamo la caffetteria, questa. La caffetteria no, sta male là. Ma è enorme. Lo so. Ma non ce n'è di un altro tipo. Il microonde prendi, una cosa di tutto. C'era sia questo. Quanto è però? C'è pure quello di Hello Kitty. Quello di Hello Kitty è carino. Non lo metto. Lo sopra il microonde. Non ci sta. Però se è troppo in alto non fa niente, tanto le facciamo volare lì. La caffettiera di Hello Kitty. La caffettiera dov'è? Eccola, di Hello Kitty. Questa non è la caffettiera dove si fanno i dolci. Ah. Vedi? È bella l'impastatrice, sì. La metto qui. Per fare i dolcini. Forse c'è quella di Hello Kitty. Vediamo. Questa un po'. È la caffettiera. È brutta. Non mi piace. Ah. No, 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 non accusa. Io di solito prendo sempre questo. Dov'è? Dov'è? Ci sono pure gli altri piccolonti. Questo è bello però. Questo? Sì. Il maestro non c'è. Allora. Vediamo. No, però potremmo mettere questo. A me mi piace questo. Se non ne mettiamo un'altra. Questa. Va bene. Dopo, qui ci metto le tazzine. Va bene. Vado a mettere le tazze. Questa è tua, questa di papà. Questa è mia. E basta. Mettiamo un'isola qui, che dici, con gli sgabelli o no? Possiamo metterlo pure qui. Sì. Oppure possiamo mettere pure un tavolino. Un tavolino con le sedie. Vamos. Qui va bene, davanti. Sì, brava, sì. Perché sennò qui non riesco a cucinare. Brava, sì. Lì. Il tavolino ci vuole. Ovviamente, perché sennò non lo mangiamo. Questa penisola e un'altra penisola. Vediamo il tavolo. Il tavolo io non lo metto quasi mai. E metti un'isola. Uso tipo delle cose. Potresti mettere pure il tavolinetto nel salotto, Infatti. Potrei mettere questa. No. Questa, giustamente. Ma questo è il più brutto di tutti. Ci sta proprio male. Vedi quello bianco? Questo è basso? Questo è basso. Questo ci sta. E ci metto di più. Bravo. Ragazzi, se vi sta piacendo come Maria Pia sta addobbando la sua casetta e il suo nuovo lotto. Ragazzi, ho preso questi fiori gialli. Fateci sapere. Ho preso questi fiori gialli. Poi, no, amore, ho cacciato i fiori e ci metto questo buco. Brava. Amore, poi puoi mettere due cuscini sul divano. È bello. Perché l'hai tolto? Allora, uno piccolo, guarda. Ti posso dare un consiglio? Quale? No, non ci sta dentro. Devi cacciare il vaso. Ok, dei cuscini. Dei dove cuscini. Li possiamo trovare? Da mettere sul divano. Mi pare che sono qui. Sì. Wow, questo sì.
uno lì, questo e un altro, uno sulla cosa, mettere uno piccolino per me, sì, un altro cuscino qua, due ce ne vogliono, sì. Prendi l'altro cuscino, voglio come il cuscino, un altro bianco ce ne, guarda, va bene. E poi qui metto o sempre quello verde oppure questo bianco? Questo è fatto di sabbia. È fatto di sabbia il cuscino? Perché è l'aggiornamento di SpongeBob. Ah! Questo qua, viola. O questo? No. Quello viola, vediamo. Non ci sta. Ci sta. Ci sta. Bello. Ma forse voglio mettere un altro di quello verde. Vabbè. Mi piace un sacco. A me mi piace il verde. Sto benissimo, bello. Si possono pure sedere per terra se prendo il cuscino. Sì, certo, sì. Dai, vediamo per il tavolo. Allora, per il tavolo ho intenzione di una penisola. Un'isola, questa è un'isola. Tipo un'isola. C'era viola, l'hai vista? In alto, la prima. Questa. Quelli lei. Dovresti metterci gli sgabelli. Wow, con i led. Ragazzi, io adoro il moderno. Però forse non ci sta con questo. No, sì, ci vuole bianco. Bianco così? Sì. E ci metto degli sgabelli. Sì, metto un po' più vicino al frigo. Allora, come sgabellini? Allora, la prima cosa, metto i seggioloni. I seggioloni, sì, perché ci sono due, beh. Questi qua forse. Questi qui sono piccoli. Allora no. Andiamo in alto, vediamo. Qui potrebbe essere. No. No, non si vedono. Potrei mettere queste sedie. No, soprattutto. Scusa? Allora, vediamo un po'. Siamo indecise, ragazzi, su quale sedie usare. Oh, non so belle però. Questa? Queste sono piccole. Questa. Visto che siamo in quattro. Uno. Due. Ecco, metto un seggiolone. Sì. Per me. Ok. Qua com'è carino questo loft, ok. Si posso mettere una piantina sopra il tavolo. Sì, ma non ci sono tipo le tovagliette, no? No. C'è solo un tavolo con la tovaglietta. E mettici là una pianta, da. Una pianta. Un vaso proprio di fiori. Ma perché non ci ho pensato prima? Sopra il frigo posso mettere questo. Bellissimo. Questo? Vabbè. Allora, dopo. Qui abbiamo finito, credo. Sì. No. Metti un tappeto vicino alla cucina. Usiamo un tappeto. Tappeto. No, bella, quella ci metti il vetro, questo qua. Questo oppure no. Questo vetro? C'è pure un altro vetro. Quello. Questo se sia quello. Più classico qua. Questo? No. O sono un altro? Perché sembra quello più dell'ospedale. Bello. Va bene. Ma una bella vasca, no? Sì.
posso mettere pure la vasca. Non ci entra, devi mettere il lavandino, il water. Ho la vasca, vecchia. Metti una bella vasca che è più decorativa. Non mi è venuta un'idea. Prendo questa vasca. No, prima metto la doccia. Hai capito questo? Ora? Hai capito? Sì. Bello. E poi metti la vasca. Benissimo, brava, bella. Bellissima. E qui metto un tappetino, ovviamente, sì. Se no ci vogliamo. Brava, ci vuole un tappeto sotto la vasca. Metti quello con quella forma di farfalla. Che bellissimo. Bella. Qui c'è pure il profumo, guardate. Spruzziamo il profumo. Che buon odore. Ok, vamos, andiamo con un bello lavandino, un bello specchio. Allora, come lavandino, vediamo che lavandino c'è. Ma dove l'ho messo? Devo smontare il tutto. No, sto coso blu. Questo? No, bocciato. O questo? No. Ma è piccolo, scusa, fammi vedere, lo dico io. Allora, Aurora mi fa il solletico, ragazzi. Questi qui che ce ne sono cassetto. Sì. Ne possiamo mettere due. Due, brava. No, vicino alla vasca. Sì. E poi devi lasciare lo spazio per il butter. E metti lo specchio qua. Il butter uno normale. Sì. Questo è il nuovo, che è il bello, e c'è questo vecchio, però dove faccio? Ah. E poi metti un bello specchio. Metti due specchi. Due specchi, ne posso mettere uno lungo. Perfetto, sì. Poi dobbiamo mettere le cose. Un tappeto pure davanti al lavandino. Ovviamente. Bello, sì. E mettere qui, no, visto che ci devo mettere tutti gli shampoo. Delle mensole sopra, vicino alla sopra la vasca. Sì, eppure questo. No, mamma mia, no. Delle mensole sulla vasca attaccata al muro. Questo è viola. Questo è qui. Belle, si abbinano al tappeto. Ecco fatto. Bella. Ne metto, C'era pure il mobile. E poi non ci entra. Non ci entra. Va bene, è bello così. I cosi per appendere le asciugamani? No? L'accappatoio. Metto qui. Quali? Allora, abbiamo finito il bagno. Guardate, ragazzi, com'è bello arredato, con tutte le cose che servono per il bagno, per l'igiene personale. Ma com'è carina, piccolina. E adesso ci resta la camera da letto e abbiamo finito. Allora, come letto ho già in mente ho questo. Ma bello, sì. Perché possiamo lo puoi mettere al centro e mettere i comodini dal lato e poi l'armadio. Oh, io la vado nella difesa qui perché sopra ci sono le piante. Ah, va bene, sì. Ok. Se no sposto le piante. No, non di... sì, si possono spostare, sì. Qui. Ti piace più lì, vabbè. Come comodino, direi uno semplice. Questo è troppo alto. Ma tu falto un tavolo, non è un comodino. Questo? Ma questo è di sabbia? Sì. Ok, come non è. La cosa la. Sì, come se la postazione make-up. Oh, io l'adoro. Metto una sedia. Questa. Eh sì. Bella. La devo prendere pure nella vita reale, mi sa, la postazione make up. Poi questa sedia, questa. Questa è bella, quella che hai messo. Questa è più da scrivania, da studio. No, quella che hai messo mi sembra molto comoda. Ok. Poi
Il comodino, l'armadio. L'armadio, questo è fondamentale, l'armadio. Eh beh. Però dobbiamo mettere per forza i vestiti per terra. Che sonno. Un gigante. Ah, bello. Questa sera, vabbè. Eh sì, questo, sì. Ci metto una bajur. Sì, brava. Ma qui metto una bajur che prima me ne sono scordata. Sì, dai, poi lo fai. Ah, bella. Ti metto una bajur. Ah, pure il lampadario, questa, questa. La classica. Ah, questa ci sta bene. Pure il lampadario dobbiamo mettere, abbiamo dimenticato. Ah, ho scordato. Le luci. Ragazzi, abbiamo finito pure questa. Abbiamo arredato la nostra camera da letto. Guardate quanto è bella, come l'abbiamo fatta bene. Sono proprio... guardate le lucine lilla, sono meravigliose. Questa è la camera da letto completata. Poi faccio vedere il bagno, scorriamo. Bagno, il bagno, la cucina, il salottino e la camera e la stanzetta della bambina. Questo bucato sto cacchio. Questo è il nostro nuovo loft su Toca Life, ragazzi. Lasciateci un like se vi piace. Oppure fateci sapere se anche voi bella. Se anche voi l'avete fatta e come l'avete fatta, insomma, questa è la nostra super super carina. Mi piace proprio tanto, penso che sia proprio una delle mie preferite, lo sai? Pure per me, perché a me bella. Mi piace un sacco queste cose. Mi piacciono i colori tantissimo. E a me mi piacciono poi queste lucine. Sì, amore, guarda, è proprio mi piace al bacio. E poi mi piacciono questi tappeti che ho creato. Che li ha creati Maria Pia, sì. E nulla, ragazzi, fateci sapere se anche a voi piace, non so, commentate, mettete like. E nulla, ragazzi, questo video finisce qui. Noi vi salutiamo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e tanti pollicini in su. Vi mandiamo tantissimi baci, ragazzi, e come sempre ci vediamo in un prossimo video. Tanti ciao. Bacini anche da parte di Aurora. Ciao. Ciao. Faccio un cuoricino ora. Tu. Faccio una stella. Va bene. Ciao a tutti, ragazzi. Un bacio. Ciao.